Ma quanto una squadra giovane, vabbè, poi piove anche un po' sul bagnato perché tenendo fuori Benjamin, Ardemagni, lo stesso Castaldo, quindi vengono a mancare un attacco così importante, un dato di esperienza molto importante in campo, è normale che andiamo a perdere un po', però. Lasciamo da parte il fatto dei giovani, perché a 20 anni qua vincono i campionati del mondo. Quindi l'esperienza è quella che è, però qua siamo ad Avellino e Avellino ti forma in tutto per tutto, lo dimostrano i vari giocatori che ha mandato in Serie A in questi anni. Quindi basta dire giovani o vecchio, esperienza, qua bisogna fare i punti. E gioco non gioco, non importa, anche senza gioco, anche con un tiro in porta bisogna portare i punti a casa. Ora conta il risultato. Essere belli ci penseremo in primavera. Ora bisogna fare i punti perché stiamo male laggiù. A me non piace, non piace ai ragazzi e dobbiamo dare una sterzata perché così non va bene. Lo Spezia arriva una delle formazioni più importanti. Lo troviamo pure in un periodo dopo una sconfitta, quindi mi aspetto uno Spezia che forte, che quadrato come il loro mister. Però noi ci siamo, anche se abbiamo fuori qualche giocatore importante, non interessa il lato tecnico. Io voglio vedere, mi aspetto di vedere 11 giocatori, anche chi è in panchina e in tribuna, che lotta fino alla fine, che suda, suda più che mai, come magari non abbiamo fatto questo fino ad ora, perché, ripeto, come ho detto prima, non è bastato, quindi bisogna dare di più. Ma quando i risultati vengono meno è normale che in Italia si punta il dito sull'allenatore, parliamoci chiaro, ma qui la responsabilità ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tutti perché siamo noi che andiamo in campo, quindi la responsabilità ce l'abbiamo tutti quanti e come ci prenderemo gli applausi? Quando vinceremo, così ci prendiamo i fischi. Io ho voluto che tutta la squadra andasse sempre più vicino alla curva, perché non è da tutti portare 1.000 persone a Perugia. E io che vengo dalla gavetta, dai campi di terra, per me è sempre come dire, un gesto che mi inorgoglisce, perché vuol dire che hai fatto tanto in questi anni. E quindi ho voluto che prendessimo i fischi per la pessima figura che abbiamo fatto a Perugia, perché più che mai ce l'abbiamo meritata e quindi ce la siamo meritata e quindi ripeto, spero che in me e in tutti i miei compagni quei fischi rimbombano. Quanto al cambio di modulo, non penso che cambieremo modulo, penso che il problema sono gli uomini che vanno in campo e la testa, soprattutto come affronti una gara. Puoi giocare a 3, a 5, a 4, quello che vuoi, possiamo dire qualsiasi numero, ma è la testa quello che deve cambiare. Abbiamo 3 giorni per farlo e spero che l'Avellino gli rimbombano questi fischi, perché deve dimostrare che qui, non, soprattutto in casa, non è vita facile per gli avversari. Angelo, avrei detto che abbiamo visto parlare molto del mister Toscano, cosa gli chiedi? Siamo parlati, perché la pensiamo allo stesso modo. Anche il carattere dell'allenatore, che forse voi ancora non conoscete, è molto simile all'Avellino.
un carattere duro, un carattere che arriva prima sul pallone e questo mi dà fastidio perché noi prepariamo le partite nel migliore dei modi, dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, e quando viene a mancare soprattutto la convinzione, ma il coraggio che è mancato a Perugia, non si va da nessuna parte. Quindi mi auguro che cambiamo registro perché, ripeto, le critiche ci devono, sono giuste come, perché non possiamo fare la partita che abbiamo fatto a Perugia. Io non ho, sono stato male in questi giorni perché la partita non l'avevamo preparata così, l'avevamo preparata veramente sull'aggressione e sabato è venuto a mancare. Quindi, ripeto, io, ma come tutti, ci stiamo allenando alla grande, ma deve cambiare la testa, la mentalità, dobbiamo avere determinazione, arrivare primi sulla pala perché l'Avellino, questa piazza, questo ti chiede. Non si cambia, non lo so, io non sono il mister, io penso che non si cambia, non lo so. Io direi basta nel parlare di Perugia, per me. Ci deve, ci, no, 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 è giusto che ci deve far capire le cose che non sono andate o che sono andate, cioè niente. L'Avellino non è stato in partita dal primo al 95esimo minuto, quindi lascia stare il mio tiro, Soumaré, poca roba. Qua abbiamo bisogno dell'Avellino di sempre che combatte su ogni pallone, arriva primo, poi la palla, fai zero tiri in porta, però sei sempre primo sulla palla. Penso che con questa cattiveria, questo voler fare. Così si cresce. Se tu arrivi prima sulla palla, arrivi oggi, arrivi domani, arrivi anche dopodomani. Quindi se arrivi così cambia la mentalità e arrivano i punti. Quindi io mi aspetto una crescita generale sulla testa perché metto da parte i numeri, i tiri, le cose. Noi dobbiamo arrivare primi sulla palla dalla loro porta fino alla nostra, appunto. È così che si vincono le partite, perché il Perugia perché ha vinto? Perché è arrivato sempre primo sulla palla, punto. E noi dobbiamo fare così. Quindi mettiamo da parte Perugia, perché la cosa più importante ora è lo Spezia. Però nella testa bisogna portarselo dietro perché a Perugia non è andato niente. Angelo, in un momento delicato, lo scorso anno, visto che ci metti sempre la faccia, dicesti che bisogna essere professionisti 7 giorni su 7. Adesso la situazione è un'altra, cioè che tu questo gruppo lo hai diviso anche prima, cioè, di allenamento bello durante la settimana, un parallelo tra la scorsa e la tua stagione, che mi sembra che siano due discorsi diversi. Allora, l'impegno quotidiano, vediamo anche degli allenamenti che possiamo dire. Sì, ma nelle difficoltà è normale che, soprattutto quando vengono a mancare i risultati, si vede tutto nero, ma nella nostra testa non deve essere così, bisogna avere quel pizzico di ottimismo che ti porta ad andare avanti, quindi ci vuole la convinzione in quello che fai, perché l'allenamento, come ti alleni così lo riporti la domenica, ma qua bisogna dare quel qualcosa in più. Ogni giorno, anche come dire, bisogna trovare le energie anche sottoterra, bisogna trovare anche le energie, non lo so, in famiglia, bisogna trovare quel qualcosa in più che magari non posso sapere di avere, ma magari dopo ti accorgi di averlo. Bisogna dare di più, di più, perché ad oggi questo non basta e quindi qua non facciamo la passerella. Qua bisogna fare i punti. Non mi interessa come, non mi interessa come fare un'azione, non mi interessa giocare, non mi interessa la bellezza del gioco. Qua bisogna fare i punti perché noi non possiamo stare là sotto e non lo meritiamo per come ci alleniamo, non lo merita il mister, la società, non lo merita tutta questa piazza che fa enormi sacrifici. Non
normale che il dito è puntato su di noi perché noi siamo noi che scendiamo in campo, però io ce la metterò tutta, sia dentro che fuori dal campo, per far cambiare tutto, perché per far cambiare, per far avere quella mentalità giusta, perché quest'anno ci vuole qualcosa in più per vincere.